veramente in tanti, tantissimi, non me l'aspettavo, non mi aspettavo così tanto. Però che adesso, dopo aver sentito queste cose, si è detto, però mi piacerebbe sapere qualcosa di più. Allora volevo dirvi che chi volesse leggere integralmente tutte le cose che Enzo ha scritto può trovarle sul sito dell'agenzia Le Balene, diciamo, che è un'agenzia formata da Enzo, nella quale io lavoro e nella quale qui ci sono tanti altre persone che lavorano nelle balene, e quindi www.balene.it/Enzo. A questa pagina accedete direttamente a tutti i suoi scritti, quindi appunto a tutti gli articoli che sono usciti su Diario, tutti gli articoli che sono usciti su quindi ci sempre manifesto sinistra, vabbè, su Repubblica, e poi c'è anche un libro, e poi guardo qui perché per ricordarmi che cosa devo dire dopo, va bene così. Quindi avete sentito le cose che lui ha scritto. Però Enzo diceva, citando Whitman, lui diceva: io sono vasto, contengo moltitudini. Allora mi piacerebbe, grazie. Guido e Gabriella vi daranno un piccolo esempio di un pezzettino di vita vissuta, di piccole esperienze che loro si sono trovati a vivere assieme a Enzo. Qualcuno deve fare l'asta. Allora, il babbo, noi lo chiamiamo babbo, al sud vuol dire un'altra cosa, ma in centro Italia vuol dire papà, questo lo dico perché pensasse anche su. Allora, il babbo a volte era pervaso da momenti zen. Si era proposto questa disciplina quotidiana, far sorridere almeno uno sconosciuto al giorno. Pensavo che sarebbe stato contagioso e che in poco tempo avrebbe potuto diffondere questa pratica e cambiare la città. Se ci proviamo tutti, potrebbe funzionare davvero. Il babbo era un amante informatico della prima ora. Abbandonò a fine anni 70 la sua fidata, lettera 22 Olivetti, per un Apple II con schermo verde e nero. E da lì non abbandonò mai l'azienda di Cupertino, innamorandosi del Macintosh, uscito nel 1984, come dell'iPod del 2001, di cui volle uno dei primi esemplari italiani. E chissà quanto gli sarebbero piaciuti quelli successivi.
Nel frattempo avevo iniziato a navigare in rete dal 1991 con le reti civiche via BBS, con un modem a 2400 baud, cioè 40.000 volte più lento dei router di oggi. Le mailing list che dirigeva erano sesquipedali, pieni di vita, incontri, discussioni, incazzature. Ed aprì il primo dei suoi tanti blog nel 2002, in anticipo su tanti altri, come al solito. E tornando alla Apple, riuscì anche a lavorare con loro come pubblicità.